Buongiorno a tutti, che figuraccia Giuseppe Conte, che figuraccia sul MES, amici, è venuta fuori la verità, perché la verità alla fine viene sempre fuori. Vi farò ascoltare prima le parole di Giuseppe Conte, dove dice di essere stato contrario al MES, e poi la smentita che arriva, pensate da chi? Da Gigino, Gigino Europeanino Di Maio. Ascoltate, condividete, commentate. Amici, la verità, la verità. Ah, e vorrei ricordare che io il MES non l'ho attivato, nonostante ci fosse la linea pandemica apposita, tutta l'Europa voleva farcelo attivare, anche forze di maggioranza, ricordo il PD, Italia Viva, volevano attivarlo, io col Movimento 5 Stelle abbiamo fatto resistenza. Litigai con la Merkel durante un consiglio straordinario del marzo del 2020. Disse: se la vostra risposta per l'Italia è il MES, tenetelo per voi, l'Italia farà da sola. E ho avuto ragione. Quella vera è che il governo Conte 2 nel 2020 ha votato la riforma del meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES. Lo ha fatto il 30 novembre del 2020 col ministro Gualtieri all'Eurogruppo. Lo ha fatto in Parlamento il 9 dicembre 2020 con Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva che votarono a favore, e lo ha fatto il presidente Conte in persona all'Eurosummit dell'11 dicembre. Poteva non farlo, poteva non votarlo? Certamente. A questo punto, se avete un minimo di onestà, dovete commentare e condividere, perché merita la condivisione. Conte, Gigino ti ha fatto fare una piccola figuraccia, piccola.